Spiegando cosa succede quando stiamo cercando di decomporre una funzione razionale P su Q e al denominatore abbiamo un polinomio di grado 2 e al numeratore invece un polinomio di grado minore di 2. Allora ci sono tre casi possibili, due soluzioni reali distinte, una soluzione reale doppia e zero soluzioni reali. A seconda della situazione, la decomposizione di P su Q ha delle leggere modifiche. Allora, vediamo un po' questo caso qua. Questo l'abbiamo visto ieri. Allora, quando avete appunto al denominatore questo fattore, allora vorrebbe dire che qui avete una cosa del tipo P di x su AX1, x meno x2. Allora, come si decompone questa funzione razionale? Allora, si scrive, diciamo, la funzione razionale come somma di due funzioni razionali più semplici che hanno al denominatore x meno x1 e x meno x2. Bene? E questo l'abbiamo visto ieri. Per trovare A e B, come si fa? Si svolgono i conti qui sotto e si impone che diciamo, questa parte qui, ieri abbiamo visto il caso A uguale a 1, ma ecco, anche se qui doveste trovare un fattore, inglobatelo insieme a questo, così avete direttamente la decomposizione, direttamente dovete guardare il numeratore. Comunque qui svolgete i conti e uguagliate il polinomio che trovate qui sopra col polinomio di qua e troverete A e B. Va bene? Adesso proviamo a vedere cosa succede in questo caso qua. Qui si fa così, qui invece vediamo un po' come si fa, lo vediamo con un esempio. Allora, l'esempio è il seguente, quindi adesso facciamo il secondo caso. L'esempio è questo. Sì? In ogni denominatore x meno x1 e per x meno No, se no, che razza di decomposizione è? No, diciamo, la decomposizione funziona se tu scrivi la funzione razionale che ha il polinomio, che ha il denominatore un polinomio di secondo grado, come somma di due cose che hanno sotto un polinomio di primo grado. Bene? Adesso, quando tu è vero che tu potresti mettere x1 meno x2, ma quello poi, diciamo, non ti permetterebbe di fare l'integrale. Quindi il motivo di questa decomposizione è di scriverlo come funzione razionale più semplice. Quando svolgi la somma, qui, quando metterai assieme il denominatore, ricostituirai il polinomio di secondo grado. Ok? C'è un teorema che garantisce che esistono A e B tali che vale questo invariante. Bene. Allora, l'esempio è questo, x più 3, x quadro più 4x più 4 in dx. Bene? Allora, quindi, qui siamo in situazione P su Q, il grado di P è più piccolo del grado di Q, che è il secondo grado. Questo qui che cos'è? Questo qui è x più 2. Allora, quelli che sono arrivati adesso in ritardo, oltre ad essere arrivati in ritardo, stanno x più 2 al quadrato. Inutile che aggiornate il vostro compagnetto su quello che vi è successo per arrivare qua, va bene? Allora, x più 3 su sotto avete x più 2 al quadrato. Allora, come si continua? Allora, si fa una sostituzione. In questo modo si mette qui al posto di t x più 2, bene? E cosa succede? Allora, qui avete, allora, quindi qui quando avrete un fattore tipo questo farete sempre la sostituzione t uguale a x meno x1, bene? Qui abbiamo x più 2, quindi fate la sostituzione t uguale a x più 2 e quindi qui potete mettere t al quadrato. Poi, siccome diciamo da questa relazione potete scrivere che t meno 2 è uguale a x, allora sostituite poi anche sopra, quindi qui viene t meno 2 più 3. Questo non esaurisce tutta la sostituzione perché bisogna sostituire anche il differenziale. Da questa equazione qua, beh, anzi, facciamo così, facciamo come ho fatto ieri. Allora, qui c'è scritto dx, quindi rimettete il t meno 2 qui dentro.
e questo è l'integrale trasformato, va bene? Allora qui come continua? Allora qui avete t su t quadro che vi dà 1 su t, e poi avete 3 meno 2 fa 1, quindi viene più 1 su t quadro, tutto quanto in... Abbiamo visto che all'interno del differenziale potete togliere le costanti, va bene, oppure aggiungerle se vi servono. Quindi questa roba qui è dt. Bene, allora quindi con questa procedura voi riuscite sempre ad arrivare a una somma di reciproci, e ciascuna di queste funzioni, vedete che sopra non c'è più un polinomio di primo grado, quindi la situazione si è semplificata, anzi queste sono funzioni che sono direttamente integrabili, sono delle funzioni elementari di cui dovreste ricordare qual è la primitiva. Si fa la primitiva di 1 su t è il logaritmo di valore assoluto di t, e la primitiva di 1 su t quadro è meno 1 su t, poi si aggiunge la costante. Allora, poi si ricorda che la variabile non è t ma x più 2, quindi si fa un ulteriore passaggio mettendo il logaritmo di x più 2 in un modulo meno 1 su x più 2 più c. Va bene? E questa è la primitiva finale. Quindi quando qui avete un polinomio di secondo grado, che in realtà diciamo è un quadrato, fate la sostituzione t uguale a il fattore che è elevato al quadrato, fate la sostituzione, fate le semplificazioni, vi verranno una somma di reciproci. Queste sono tutte funzioni facilmente integrabili, sarà se 1 su t viene un logaritmo, se un coefficiente per su t quadro verrà meno 1 su t, va bene? E quindi questo è quello che accade in generale quando avete questa situazione qua. Adesso proviamo a fare un esempio del caso 3, quindi ecco, però appunto una cosa che vorrei farvi notare è che poi, diciamo, alla fine, da qui a qui, facendo la soluzione, che cosa è successo? La funzione razionale che c'era qui sopra, che era una funzione con un polinomio di primo grado sotto un t quadro, alla fine è stata decomposta nella somma di due funzioni razionali, 1 su t e 1 su t quadro, va bene? Quindi anche qui avete una funzione razionale decomposta con una somma di funzioni razionali. Siccome qui al denominatore c'era un fattore doppio, è comparso una volta con l'esponente 1 qui e una volta con l'esponente 2. Quando vedremo il caso generale rivedrete un po' questa situazione. Vediamo il caso 3. Allora, sul caso 3 diciamo, facciamo prima una considerazione. Qual è un esempio di funzione razionale che abbiamo visto tra le funzioni di cui elementari, di cui sappiamo le primitive, che ha al denominatore un polinomio riducibile? L'esempio è 1 su 1 più x quadro. 1 su 1 più x quadro, 1 più x quadro è un polinomio riducibile perché il delta è minore di 0. Questa ha soluzioni complesse coniugate, e qui quando uno fa la primitiva si ricorda che questo è l'arco tangente di x. Bene? Adesso, qualunque altro polinomio irriducibile in qualche modo si riconduce a questo caso qua. Bene? Allora, vediamo un esempio per farvi vedere un po' quello che succede. È l'esempio, quello qua, 4x meno 1 diviso x quadro più 2x più 3. Quindi anche qui polinomi di primo grado su polinomi di secondo grado, si guarda il delta qui in questo caso, perché quello distingue uno dei tre passaggi che abbiamo fatto, qui il delta è x quadro meno 4ac, che è chiaramente minore di 0. Bene? Quindi vuol dire che questo è irriducibile, quindi non ho la speranza di scriverlo in questo modo o in quest'altro utilizzando tutti i numeri reali. Qui c'è x2, utilizzando tutti i numeri ideali. In realtà si potrebbe anche lavorare con i complessi, però diciamo, preferiamo fare tutto sui numeri ideali. Si potrebbe anche coinvolgere i numeri complessi e fare integrali, e ogni tanto compare anche la costante immaginaria, ma diciamo, non è complicato, però forse è meglio tenere separate, poi magari un'altra mi verrà voglia di fare anche in questo modo. Allora,
che cosa bisogna fare? Allora adesso bisogna fare dei passaggi su questo, questo non lo posso fattorizzare, però l'obiettivo qual è? Cercare di condurlo a questo caso qua, perché se riconduco questo caso so farlo perché l'arco tangente ho diciamo una primitiva esplicita, quindi cerco di condurlo. Allora, per ricondurre questo polinomio a questo, che tipo di trasformazione bisogna fare? Allora, la prima cosa da fare è sbarazzarsi di questo termine, va bene? Allora, come si fa a sbarazzarsi di quel termine? Dunque, l'origine di questo termine, questa è una parabola, va bene? Questo termine qua compare quando l'asse della parabola non è in x uguale a 0. Quando l'asse della parabola, diciamo, potrebbe essere anche così o così, insomma non è la posizione del vertice che conta, ma quando l'asse è la, l'asse delle y, il polinomio secondo grado corrispondente non ce l'ha questo fattore, non ce l'ha. Se vi ricordate, l'espressione dell'asse della parabola è meno b su 2a. Se b non c'è, cioè b vale 0, l'asse è proprio questo. Quindi che cosa bisogna fare per annullare questo? Si fa una traslazione in maniera tale da spostare l'asse sull'asse delle y, va bene? Non è che ogni volta bisogna pensare come farla questa cosa, perché se uno si ricorda che l'asse della parabola è meno b su 2a, per fare questa traslazione che cosa dovrà fare? Allora fa una trasformazione. E cosa fa? Però questo è l'esempio. E cosa fa? Allora, abbiamo visto che per traslare bisogna fare x meno questo termine qui. Quindi bisogna fare x più b su 2. In questo modo cambiate, diciamo, fate questa trasformazione, quando fate questa trasformazione annullerete questo termine perché traslate esattamente l'asse sull'asse dei y. Vediamo un po' in questo caso quanto vale qui. Allora b è 2, a è 1, quindi qui è x più 1. Allora facciamo questa trasformazione. Allora se t uguale a x più 1 abbiamo anche che x uguale a t meno 1, bene? Allora, mettiamo tutto qui dentro e vediamo un po' che cosa succede. Allora, qui viene 4t meno 1 meno 1 diviso, allora qui viene t meno 1 al quadrato più 2t meno 1 più 3. Ecco, magari se faccio le t uguali ai più, poi... Va bene? Allora, quindi si fa una traslazione, la traslazione è fatta in maniera tale da annullare il termine di primo grado. Vediamo un po' se questa traslazione ha funzionato. Allora, qua sopra viene 4t meno 4 meno 1, quindi meno 7. No, meno 4 meno 1 per adesso fa ancora meno 5. Poi qui sotto invece, quando appoggiamo i conti, viene t quadro. Poi verrebbe un, poi facciamo, meno 2t più 1 più 2t meno 2 più 3. Va bene? Allora il 2t va via e ci abbiamo 1 più 3, 4, meno 2 fa 2. Andiamo con calma con questi conti che... fanno brutte figure. Allora t più 2, t quadro più 2, bene? Ok? Quindi abbiamo ottenuto questo. Adesso continuiamo da qui. Quindi la prima cosa è diciamo annullare il termine di primo grado. Adesso siamo già, questo termine qui è già più simile a quest'altro, eh? Bisogna fare ancora qualche sforzo per ricondurlo. Quindi adesso cancello e ricomincio da qui. Okay. Quindi rimetto qui dentro 4t meno 5 sul t quadro più 2 e ricomincio da qua, va bene? Ah, mi devo ricordare che x era uguale a t meno 1. T meno 1. Bene, adesso qui si spezza in due parti. Quindi si realizza la decomposizione che uno cercava, quindi qua viene 4t t quadro più 2 in dt
meno 5 1 su di quadro più 2 meno t. Questo è proprio quasi uguale a questo, quindi quello ci siamo. Questo qui come lo trattiamo? Lo dobbiamo trattare un po' diversamente, però è più facile. Più facile di quell'altro. Allora, vediamo prima come trattiamo questo. Allora, qui sotto c'è t quadro più 2, qui c'è un t. Se noi portiamo un t qui dentro, otterremo un t quadro mezzi, e poi potremo aggiustare la costante in maniera tale che venga fuori proprio questo qua. Così avremo qui dentro la stessa variabile che c'è qua. Allora, vediamolo. Allora, 4, 1 su t quadro più 2, qui dentro portiamo il t. Quando portate il t lì dentro viene dt quadro, verrebbe dt quadro mezzi, questo mezzi lo trasportiamo subito fuori e lo mettiamo qua. Bene? Quando questo movimento qua è importante, prendete t, lo ficcate qua dentro, nel movimento lo dovete integrare, viene t quadro mezzi, il mezzi che è un coefficiente lo potete subito buttare fuori dall'integrale. Perché lo buttate fuori? Perché non vi serve, a voi qui vi interessa che qui dentro venga fuori la stessa variabile che c'è qua, così poi integrate il reciproco. Allora, fatta questa operazione, aggiustiamo anche la costante, tanto all'interno del differenziale si può fare, e qui siamo in una situazione molto comoda, perché adesso il passaggio successivo, questa qui, la primitiva la sappiamo, perché è una primitiva che potete ottenere per sostituzione, no? Questa sarebbe l'integrale di 1 su x in x, va bene? In dx, dove x è t quadro più 2, va bene? Quindi questo pezzo qui lo scrivo qui sopra, poi adesso facciamo anche questo. Quindi il primo pezzo lo integriamo subito. Quindi 4 su 2 viene 2, e l'integrale di 1 su t quadro più 2 nella variabile t quadro più 2 è l'integrale del reciproco, che è logaritmo di t quadro più 2. Va bene? Oh, ci è rimasto ancora questo, adesso qui 5. Allora, adesso qui per ricondurci a questo caso qua, purtroppo qui c'è un 2 e non c'è 1, va bene? Allora, come si fa? Allora, per avere qui 1 cosa si fa? Si raccoglie un 2 qui sotto. Allora, raccolgo un 2 qui sotto, quindi ho 2 t quadro mezzi più 1. Bene, quindi il 2 adesso lo portiamo qui fuori, invece di metterlo qui a fianco mettiamo subito fuori. Poi un'altra cosa che potete fare è, siccome adesso qui abbiamo l'1, però non abbiamo più il quadrato perfetto, non è un quadrato questo, è t quadro mezzi, possiamo inglobare tutto in un quadrato. Come? Mettiamo qui t quadro e qui ci mettiamo una bella radice. T quadro mezzi è come dire t su radice di 2 elevato al quadrato. Bene, allora ci siamo quasi, quindi 1 più x quadro, qui c'è un quadrato più 1, va benissimo. L'unica cosa ancora manca da aggiustare è che questa x al quadrato qui deve essere uguale alla x che sta qua. Ma anche questi sono aggiustamenti che possiamo fare al volo direttamente senza fare ulteriori passaggi. Ti serve t su radice di 2? Ce l'ho messo. T su radice di 2, però siccome dividiamo per radice di 2 bisogna anche moltiplicare per radice di 2, perché non possiamo cambiare il calcolo integrale. Se ti serve un radice di 2 qui dentro, puoi appiccicare qui fuori un radice di 2 in maniera tale che tutto torni. Quando fate questi passaggi magari verificate che se smontate tutto quello che avete fatto ritornate alla situazione di prima. Radice di 2 e radice di 2 si semplificano, qui diciamo se faccio il quadrato avrebbe t quadro mezzi. Quando moltiplico per 2 ritornerebbe il t quadro più 2 che avevo all'inizio. Però tutta questa operazione qui è stata fatta per fare che cosa? Per ricondursi a questo caso qua. Per applicare questo caso qua dobbiamo avere 1 più un quadrato, e quella cosa che sta qui deve comparire anche qua. Allora, adesso la situazione è proprio questa, e quindi qui cosa viene fuori? Meno 5 radice di 2 mezzi. E questo qui che cos'è? È l'arco tangente di che cosa? Qual è la variabile? T su radice di 2. Va bene? Più la costante che dobbiamo metterci.
adesso manca ancora la sostituzione che avevamo fatto, no? Che x più 1 è uguale a t, quindi adesso possiamo rimetterci nella situazione originale e quindi qui ci mettiamo x più 1 al quadrato più 2, qui il valore assoluto non serve più perché, ma neanche già qui non serviva, qui possiamo scrivere 5 sulla radice di 2 se vogliamo semplificare, arco tangente, t abbiamo detto che è x più 1. Bene? E questa è la primitiva di quella funzione lì. Quindi, quando il fattore è irriducibile, prima si trasla e poi una volta che avete quadrato più una costante, riducete questa costante a 1 raccogliendo quella costante e poi aggiustate un po' la variabile in maniera tale da poter applicare questo. Mi raccomando, quando applicate questo, questa variabile qui deve essere uguale a quella. Bene. Ok, poi vedremo altri esempi. Ok, allora vediamo un po' questo algoritmo generale. Questo è quello che accade quando Q è di secondo grado, ma diciamo questa situazione è una situazione specie, uno che racconta perché intanto inizia con un esempio più semplice, ma in generale accadono, la decomposizione segue esattamente la stessa procedura che abbiamo visto per i polinomi di secondo grado. In che senso? Allora, quindi, quando avete nel polinomio Qx avete fattorizzato, abbiamo detto che i fattori qui dentro possono essere di due tipi. Allora, fattori. Allora, primo caso, se nel fattore, se nella fattorizzazione c'è un fattore tipo x meno x con 0 la n, quando dovrò scrivere la decomposizione? La decomposizione sarà px su qx uguale a una somma di funzioni razionali. Come sono fatte queste funzioni razionali? Se funzioni razionali sono una combinazione lineare delle funzioni razionali che sto per scrivere. Quindi se c'è un fattore così, allora bisognerà associare questo fattore a un certo numero di funzioni razionali. Quali sono queste funzioni razionali? Le funzioni razionali sono 1 su x meno x con 0, 1 su x meno x con 0 al quadrato, fino a raggiungere 1 su x meno x con 0 alla n. Quindi, qui ci sono delle virgole, non c'è un più, va bene? Quindi, se c'è un fattore così qui dentro, qui ci metterete una combinazione lineare con le costanti opportune di queste funzioni qua, va bene? Fino ad arrivare a n. Ok? Poi vediamo l'esempio in pratica. Secondo caso, se c'è un fattore irriducibile del tipo x quadro più bx più c, le costanti qui davanti possiamo anche supporre che siano tutte 1, si potrebbe raccogliere una volta per tutto questo fattore e così non avete problemi quando fate la decomposizione. Comunque, quando avete questo con delta minore di 0 irriducibile, e questo ha una molteplicità in generale, metto m, ma semplicemente perché queste cose qui possono avere molteplicità diverse, va bene? Allora, che cosa bisogna fare? Allora, qui a questa funzione qui abbiamo associato n funzioni. Questa è di grado n, n funzioni. Questa qui è di grado 2m, quindi bisogna associare 2m funzioni. Quali sono queste 2m funzioni? Queste 2m funzioni sono queste. Allora, il denominatore 1 su, poi la stessa cosa al quadrato, fino ad arrivare a 1 su x con 0 più 2x più c elevato alla m. E queste sono m, va bene? Le altre m dove stanno? Sono la stessa cosa, solo che il numeratore c'hanno x. Bene, qui ci mettete la potenza, seconda potenza, e qui ci mettete. Allora, che cosa dice questa decomposizione? Quindi, qui c'è x, abbiamo detto. Quindi, che cosa succede? Questa funzione razionale viene scritta come somma di quante funzioni razionali. Se il grado del polinomio, se il grado di Q è
un certo numero, qui dovranno venire esattamente lo stesso numero di funzioni di questo tipo che corrisponde al grado di Q. Va bene? Per esempio, nel caso in cui Q fosse stato il grado 2, bisognava mettere due funzioni, somma di due funzioni. Se questo grado qui fosse 10, qui verranno 10 funzioni. Quali sono queste 10 funzioni? Per ciascun fattore fate questa associazione qui, va bene? Se tenete conto del grado di questo, il grado di questo è dato dalla somma dei gradi di tutti i singoli fattori. Quindi alla fine qui avrete uno stesso numero di funzioni che corrisponde al grado di Q, va bene? In altri termini, questa funzione razionale, per scrivere questa funzione razionale che appartiene a uno spazio vettoriale, dovete costruire una base, e la base che vi serve è questa, va bene? Allora, vediamo come si legge questo diagramma. Non vediamo la dimostrazione, ma cerchiamo almeno di capire come si applica. Allora, vediamo questo. X meno 1 diviso x alla quarta più x quadro. Funzione razionale, il grado del polinomio adesso è 4. Più è alto il grado del polinomio del denominatore, più problemi ci potranno essere per trovare la decomposizione. Allora, prima cosa, si controlla intanto che il grado di sopra sia minore di quello di sotto. Sì, questo è il grado 1, questo è il grado 4, quindi nessuna divisione. Poi si prende il denominatore e si fattorizza x alla quarta più x al quadrato e se raccogliete x quadro è x quadro che moltiplica x quadro più 1. Ovviamente qui, se metterò un polinomio di grado superiore a 2, metterò una cosa che è facile da fattorizzare, perché il problema della fattorizzazione è un polinomio, non c'è un metodo generale per farlo, va bene? Quindi metterò degli esempi che si fattorizzano senza un metodo particolare. Qui raccogliete x quadro e poi quando raccogliete qui viene fuori un polinomio di secondo grado, qui eventualmente potreste ulteriormente fattorizzare cercando le radici del polinomio di secondo grado. In questo caso il delta di questo polinomio di secondo grado è minore di 0, quindi questo è irriducibile, quindi la fattorizzazione si ferma qui, va bene? La fattorizzazione di x alla quarta più x al quadrato è dato da un x al quadrato. Questo fattore qui di che tipo è? È di questo tipo qua. È un fattore lineare elevato a un certo esponente. E questo fattore qui, questo è un fattore irriducibile ed è un fattore di questo tipo. Va bene? Ok? Allora, quindi, quindi prima ancora di iniziare l'integrazione, bisogna risolvere questo problema algebrico che è la decomposizione di questa funzione razionale. Allora, abbiamo detto, la funzione razionale dovete scriverla come somma di funzioni razionali. Le funzioni razionali da mettere qui dentro sono di questo tipo. Ciascuna va messa all'interno dell'espressione con una costante arbitraria che dovremmo determinare. Allora, siccome c'è un x quadro, siccome c'è un fattore di questo tipo, io devo mettere una somma di funzioni di questo tipo qua. Quindi n in questo caso è 2, x con 0 è 0, quindi devo metterci qui dentro 1 su x e 1 su x quadro. Quando prendo questo fattore qui, x quadro, devo associare queste due funzioni. Che cosa ne faccio queste due funzioni? Scrivi una combinazione lineare. Allora, combinazione lineare vuol dire che ci metto delle costanti e sommo. Questa è una combinazione lineare di 1 su x e 1 su x quadro, cioè delle funzioni che ho messo qua. Va bene? Poi troverò A e B. Adesso intanto imposto la decomposizione. La decomposizione non è finita qua, perché c'è anche questo fattore. Anche questo fattore di secondo grado, quindi a un fattore di secondo grado dovrò associare due funzioni, ci vogliono due funzioni a mettere qui. Allora, x quadro più 1 è una roba di questo tipo, qui m elevato alla 1, quindi cosa bisogna mettere? Allora, m elevato alla 1 vuol dire che c'è solo questo e questo, perché questi sono lunghi m, questo è lungo m, se m è uguale a 1 c'è solo la prima colonna. Questa qui, allora anche qui bisogna fare, allora prima associamo le funzioni e poi facciamo la combinazione lineare. Allora l'associazione è x quadro più 1, questa qui è l'analogo di questo, e poi c'è x su x quadro più 1. Questo qui è questo qua, va bene?
che cosa ne fai questi qui dentro? Devi anche qui aggiungere una combinazione lineare. A e B sono costanti che ho già usato, ne usiamo altre due diverse. Va bene? Ok? Allora, quindi la decomposizione vi dice che questa funzione qui sarà la somma di queste funzioni qua, va bene? Il problema adesso è trovare A, B, C e D. Un teorema che non facciamo vi garantisce che A, B, C e D esistono e sono unici, va bene? X e D non moltiplicati. Ah, qui c'è X, sì. Bene? Allora, vediamo prima come questa decomposizione fa sì che il problema dell'integrale diventa a questo punto semplice. Poi cerchiamo A, B, C e D. A, B, C e D sono delle costanti, va bene? Che dovremmo determinare. Ma se le sapessimo, queste costanti, siamo in grado di portare a termine l'integrale? Adesso lo vediamo. Allora, quindi qui avremo che, siccome questa funzione è uguale a questa somma, di cosa ne vuoi fare questa funzione? Vuoi integrarla? Allora integri adesso questo. Quindi verrà A per l'integrale di 1 su x, che sappiamo fare, poi B per l'integrale di 1 su x quadro, eppure questo si sa, poi C, integrale di 1 su x quadro più 1, questo è l'arco tangente, rimane questo. Questo adesso lo vediamo tra un attimo. X su x quadro più 1 in dx. Allora, prima, siccome il problema di trovare A, B, C, D sarà... poi vediamo come si fa, però intanto adesso occupiamoci dell'integrale. Se sapessimo A, B, C e D, come concludiamo l'integrale? Allora, qui varrebbe a volte il logaritmo del valore assoluto di x. L'integrale di 1 su x quadro è meno 1 su x, quindi qua... meno b su x. L'integrale di 1 su x quadro più 1, questo è l'arco tangente, non occorre fare nessuna trasformazione, quindi c arco tangente di x. Oh, qui bisogna fare qualche passaggio. Allora, esattamente come prima, se qui sotto ci avete un polinomio di polinomio di x quadro più 1 e qui c'è una x, potete integrare intanto la x in maniera tale da costituire qui dentro la stessa variabile che c'è qui sotto, con lo stesso trucchetto che abbiamo visto prima. Si porta la x qua dentro, diventerà x quadro mezzi, e si scarica fuori il mezzo, quindi quadro mezzi. Poi si aggiunge la costante che serve. E quindi questo che cos'è? Questo è più d mezzi, e questo è l'integrale del reciproco nella variabile x quadro più 1. L'integrale reciproco è il logaritmo, quindi qui avrete logaritmo del valore assoluto di x quadro più 1, va bene? Più costante, mettiamoci cost perché c l'abbiamo già utilizzato, bene? Ecco, adesso rimane il problema di calcolare A, B, C e D, abbiamo cercato di posticiparlo il più possibile, ma adesso non si scappa. Dunque, allora, per il calcolo di A, B, C e D, allora c'è un metodo brutale che è quello di fare un'unica frazione, e quindi al numeratore avrete dunque, vediamo un po'. Allora, qui il denominatore è comune denominatore è x quadro più 1, no? Allora, quindi qui bisognerebbe moltiplicare la A per x per x quadro più 1. Poi bisogna fare più b. Quindi cerchiamo di scrivere qui le informazioni che ci servono. Sì? Non è bx cubo, no? Dx cubo, sì, grazie. Sì, perché questo qui doveva essere moltiplicato per x quadro, sì. Questo invece l'ho fatto bene, sì. Allora, adesso dobbiamo mettere insieme le informazioni. Quindi qua c'è ax cubo di x cubo, quindi il coefficiente di x cubo è a più d. Il coefficiente di x cubo è a più d. Qui da questa parte, qual è il coefficiente di x cubo? 0, quindi a più d devo imporlo uguale a 0. Poi, vediamo un po' il coefficiente di x quadro. Allora, il coefficiente di x quadro c'è b più c. Allora, poi c'è b più c, anche questo deve essere uguale a 0.
perché c'avete che lì dall'altra parte di squadra non c'è. Poi cosa rimane? Allora rimangono i termini di primo grado che sono ax, quindi solo a, quindi a è uguale a 1. Poi il termine noto è solo b, e quindi b è uguale a anche questo b è uguale a meno 1. Bene? Ok? Bene. Quindi come vedete potenzialmente poteva venire fuori un sistema in quattro equazioni, quattro incognite. Poi in realtà queste equazioni sono tutte molto semplici, quindi addirittura qui A e B le sappiamo direttamente. Adesso per calcolare D, D da qui viene meno 1, e qui B più C viene C uguale a 1. Va bene? Adesso a questo punto sostituite i numeri che avete trovato lì dentro e avete la primitiva. Bene. Allora, una maniera alternativa per fare questo procedimento, per trovare A, B, C e D, è il seguente, ve l'avevo già accennato l'altra volta nel caso di un polinomio di secondo grado. Per esempio, se voglio sapere se voglio sapere subito quanto vale B, che cosa posso fare? Allora, qui c'è un'equazione, va bene? Scriviamo questo di squadro x quadrato più. Voglio sapere b, come faccio? Allora, devo togliere questo denominatore qua, allora moltiplico tutto per i squadro. Quindi moltiplichiamo tutto per i squadro. Se moltiplico per i squadro questo, moltiplico per i squadro questo, questo, questo e questo. Faccio le semplificazioni, questo è con questo, questo rimane, questo va via. E adesso che cosa faccio? Sostituisco al posto di x 0. Potrei sostituire il numero che mi pare, ma se sostituisco 0, che cosa accade? Questo va via, questo va via, questo va via, rimane b. Rimane b. B uguale a che cosa? Anche qui c'è stata una semplificazione. Al valore di questa espressione per x uguale a 0. Per x uguale a 0 questo fa meno 1. E infatti b fa meno 1. Va bene? Così lo beccate direttamente. Questo metodo però vi permette di trovare B, però per esempio non vi permette di trovare A, perché non saprei per cosa moltiplicare. Quindi diciamo in alcune situazioni complicate, se vi serve uno solo dei coefficienti può essere utile fare in questa maniera, se no comunque avete la strada di svolgere il calcolo e diciamo risolvere il sistema che viene fuori. Va bene? Ci sono domande? Allora, quindi questo è un esempio del procedimento che vi ho detto. Poi la prossima settimana vedremo altri esercizi. Adesso cerco di raccontarvi un po' tutti gli argomenti che mi servono. Quindi adesso abbiamo visto alcune tecniche per trovare la primitiva di una funzione o per sostituzione o per integrazione per parti. Se poi viene fuori una funzione razionale sapete un po' come arrangiarvi in quel caso. Ovviamente questo non esaurisce il problema del calcolo della primitiva, che è un problema in sé complicato, quindi vedremo degli esempi, diciamo, o degli esercizi umanamente accettabili. Uno potrebbe complicarsi la vita in tanti modi. Ah, ecco, un problema che di cui non ho ancora accennato nel calcolo delle primitive è che non sempre si riesce a trovare la primitiva utilizzando le funzioni elementari. Per esempio, un esempio classico è e alla meno x quadro. Questa funzione qui, che compare molto spesso in argomenti di statistica, ma anche di fisica, va bene, questa funzione qui non ammette una primitiva esprimibile con le funzioni che conosciamo, va bene? Quindi quando uno si trova di fronte al problema di calcolare la primitiva di questo, niente, non può fare nulla, va bene? Quindi può anche provare a fare soluzioni o integrazione per parti, però non riuscirà, diciamo, a trovare una formula esplicita per la primitiva di questo. Infatti questa funzione qua nei
diciamo, di software di calcolo, poi alla fine ha un nome a parte, va bene? Quindi oltre alle funzioni elementari solite, esponenziale, seno, c'è anche la funzione che ha a che fare con la primitiva di era mini squadra, poi il nome cambia a seconda del software. Quindi per questa qui, per esempio, proprio non esiste la funzione primitiva. Quindi il problema di calcolare la primitiva può essere semplice, oppure può essere complicato anche se esiste, oppure proprio non ci può neanche essere, va bene? Quindi e molte funzioni, diciamo così, nuove vengono generate proprio attraverso l'integrazione. Quindi oltre alle funzioni elementari si possono aggiungere altre funzioni che possono essere utili utilizzando le primitive di funzioni elementari. Quindi non sempre la primitiva di una funzione elementare è una funzione che è esprimibile in qualche modo con le funzioni elementari. Quindi in sé questo è un problema che non sempre è semplice. Quindi alle volte può darsi che un integrale, anche quando voi lo provate con il software che avete sotto mano, il software dice non lo so fare, può darsi che non lo sappia fare, come può darsi anche che non esista effettivamente la primitiva per quella funzione. Quindi allora vediamo un po' adesso, sapendo calcolare le primitive, come si possono calcolare integrali definiti. Allora, integrali definiti vuol dire che adesso non stiamo parlando di una funzione e della sua primitiva, ma stiamo parlando della funzione in un determinato intervallo, va bene? E di questa funzione dobbiamo ricavare un numero che corrisponde, se questo numero è finito, all'area sotto, sotto la funzione, tra la funzione e l'asse delle x. Allora, supponiamo che la funzione f sia continua o continua a tratti. Se la funzione ha delle discontinuità, basterà dividere la funzione sui singoli intervalli dove la funzione è continua per evitare difficoltà. Come si fa a fare, diciamo, qual è il collegamento tra questo e il calcolo della primitiva? Se voi conoscete una primitiva, avevo detto che una volta che trovate una primitiva, di questa primitiva dovete calcolare i valori agli estremi, va bene? Quindi risolve questo integrale definito vuol dire trova una primitiva e poi valuta la funzione primitiva al primo estremo e al secondo e fa la differenza nel seguente ordine, va bene? Questo si chiama anche teorema fondamentale del calcolo integrale, che è il collegamento tra integrale definito e l'antiderivato. Facciamo un esempio. Ecco, quindi vedete una cosa, una prima osservazione è che quando voi qui scrivete la primitiva non occorre più aggiungere la costante, va bene? Perché? Perché anche se aggiungete la costante, tanto poi dovete fare la differenza, qualunque costante mettete qui, nel momento in cui farete la differenza, questa costante si semplificherà. Quindi nel caso dell'integrale definito, la costante non ha più la funzione che aveva quando fate il calcolo della primitiva. Quindi qui basta trovare una costante, una funzione primitiva, e potete presupporre che la costante corrispondente sia uguale a 0. Bene. Poi le costanti, quando faremo le equazioni differenziali, ritorneranno utili. Però per l'integrale definito non è un problema. Allora, proviamo a vedere questo. Integrale tra 0 e 1 di x su 1 più x al quadrato. Allora, qui questa funzione qui, qui il grafico sarà più o meno una cosa fatta così, una funzione che in 0 dovrebbe essere 0, poi all'infinito tende a 0, una funzione positiva, adesso non so l'1 dove sta, se diciamo a sinistra del massimo o a destra, probabilmente a sinistra. Però diciamo è una funzione positiva, mettiamo che l'1 sia qua, va bene? E quindi questo calcolo qui corrisponde a trovare l'area sotto la curva in questo modo. Ricordatevi che nell'integrale le curve verranno, le aree verranno calcolate col segno, nel senso che se la funzione va sotto l'asse x, la parte sotto l'asse x verrà calcolata con segno negativo, quindi
quindi diciamo, quando uno trova un risultato, non so, per esempio, se uno calcola, dovesse calcolare, questa è la funzione seno, per esempio, no? Se uno dovesse calcolare l'integrale di seno di x in dx tra 1 e meno 1, va bene? Qui non bisogna fare nessun calcolo di primitiva, va bene? Perché in realtà alle volte per calcolare un integrale definito, visto che adesso ci sono degli estremi qui, uno può sfruttare anche le proprietà di simmetria della funzione. Per esempio la funzione seno è una funzione dispari, quindi se tu fai un integrale un intervallo simmetrico rispetto allo 0, non so, l'1 sarà qua, meno 1 sta qua, e l'integrale qui, ah scusate, l'1 sta un po' più in qua. Allora, quando fate un intervallo simmetrico e la funzione è dispari, vorrà dire calcola quest'area, calcola quest'altra area, però questa la calcolerà col segno più, questa col segno meno, e quando farete la somma verrà 0, va bene? Quindi attenzione che anche se qui, diciamo, dal punto di vista geometrico l'area, quest'area qui è positiva e anche quest'area qui è positiva, quando calcolate l'integrale in realtà c'è un segno di cui tener conto. Quindi se fate l'integrale tra meno 1 e 1 non trovate la somma di queste due aree positive, ma trovate la somma algebrica di queste due aree, quindi verrà 0, va bene? Quindi attenzione a questo fatto. Comunque qui invece è una funzione positiva, quindi l'area verrà esattamente quella geometrica. Allora come si fa? Allora si fa così. Dunque adesso vedremo che nel calcolo integrale alcune volte diciamo, è comodo portarsi dietro gli estremi, altre volte invece forse è comodo fare prima la primitiva e poi applicare questo teorema qua. Bene. Facciamo per esempio prima la primitiva. Poi qui uno si comporta a seconda del gusto in un modo o nell'altro. Allora, troviamo prima la primitiva e poi la mettiamo lì dentro per calcolare l'integrale. Allora, qui la primitiva abbiamo visto come si fa, si porta la x qui dentro, quindi viene 1 su 1 più i squadro in de i squadro mezzi, il mezzo lo metto qua fuori, poi aggiusto la costante qui. Adesso devo integrare il reciproco in una variabile che non è x ma è squadro più 1, e quello che ho a reciproco corrisponde anche alla variabile di integrazione, quindi quando faccio la primitiva qui vado tranquillo e trovo un mezzo logaritmo di 1 più squadro. Dovrei metterci il valore assoluto, ma qui non occorre perché il valore assoluto di 1 più squadro è 1 più squadro, perché 1 più squadro è positivo, però se anche dimenticate il valore assoluto non fa niente. Va bene, questa rappresenta tutte le primitive di quella funzione. Dovete calcolare un integrale definito? Allora, potete utilizzare solo la funzione che avete determinato, senza la costante, potete mettere la costante uguale a 0, e qui fare la valutazione tra 0 e 1. Attenzione all'ordine con cui fate questa operazione, dovete fare questo estremo, il valore della funzione di questo estremo, meno quest'altro estremo, va bene? Anzi, dovete rispettare l'ordine che è specificato qua. Non è detto che sia sempre che questo numero è più piccolo di quest'altro. Se trovate 1, 0, niente, dovete fare 1, 0 la differenza anche in questo caso. Vuol dire solo che l'integrale viene fatto in questa direzione piuttosto che nell'altra e tutto cambierà di segno, insomma. Quindi una cosa di cui non ci siamo accorti quando abbiamo fatto le primitive sono queste osservazioni sul fatto che l'integrale adesso è su un intervallo. Quindi se vi trovate in una situazione così, questo è uguale a meno, e qui potete invertire, va bene? Quindi potete, operazione che potete fare con l'integrale definito, potete invertire gli estremi e questo cambia segno. Oppure un'altra operazione che potete fare è, se avete bisogno di spezzare integrale su due intervalli diversi, che corrisponderebbe, non so, per esempio, se devo fare integrale della funzione seno da qui a qui, posso farlo da qui a qui e poi sommare quello che ottengo da qui a qui. Quindi nell'integrale, se dovete fare un integrale su un intervallo da A a B, f di x, questo potete
se prendete un altro punto C potete fare l'integrale tra A e C e poi separatamente fare l'integrale tra C e B. Questo avviene molto bene quando la funzione f di x ha diverse espressioni su intervalli diversi. Se la funzione è definita a pezzi e dovete fare l'integrale su un intervallo che contiene più espressioni, fate separatamente i singoli integrali, va bene? Questa formula qui vale anche se C non è compreso tra A e B, va bene? Perché poi si aggiusta con quest'altro. Quindi se avete su un intervallo, se prendete un altro punto, potete modificare la funzione di integrale facendo la somma sui singoli intervalli. Va bene, allora in questo caso qui, quanto viene? Può essere comodo, se qui avete delle costanti, per non complicare il calcolo, tutte le costanti che avete qui dentro le potete portare fuori, va bene? Quindi qui potete anche scrivere un mezzo e poi fare solo logaritmo di 1 più squadro tra 0 e 1. Allora, quindi qua viene un mezzo, allora logaritmo calcolato in 1 qui viene il logaritmo di 2 e il logaritmo di 1 più 0 viene logaritmo di 1, cioè 0, quindi viene meno 0. E quindi in tutto viene il logaritmo di 2 mezzi. Bene? Quindi in questo caso qui non è stato necessario applicare nessuna di queste proprietà, però se vi capita con l'integrale definito, siccome adesso avete degli estremi, potete fare potete diciamo giocare sugli estremi di integrazione. Ecco, vediamo questa. Allora, adesso nel momento in cui parliamo di un integrale su un intervallo definito, bisogna fare molta attenzione alla funzione che non abbia, che sia definita nell'intervallo in cui state integrando e che all'interno dell'intervallo non ci siano dei punti in cui la funzione non è definita. Poi faremo degli esperimenti con le integrali dove questo accade e quelli si diranno integrali impropri, però per adesso facciamo degli esempi dove la funzione è continua su tutto l'intervallo di integrazione compresi gli estremi, va bene? Quindi per esempio il logaritmo di x su x è definita per x maggiore di 0 e quindi qui l'intervallo di integrazione è per esempio da 1 su e ad e quindi va bene. Per esempio se qui l'estremo fosse meno 1 su e, questa integrale è qualcosa che non va, insomma. Questo qui non ha senso perché la funzione non è manco definita da questa parte. Quindi quando avete un'integrale o lo impostate voi un'integrale, state attenti che l'intervallo di integrazione stia all'interno del dominio, va bene? Vedremo degli esempi poi quando faremo integrali impropri, quando l'intervallo ha un estremo che è fuori dal dominio, va bene? Senz'altro non una parte interna, ma un estremo fuori dal dominio. Allora, qui le cose vanno tutte bene, magari diciamo per cercare un po' di prevedere quale potrà essere il risultato può essere anche utile fare qualche osservazione sul segno della funzione. Per esempio questa funzione qui, x è positivo, il logaritmo di x cambia segno quando x supera 1, va bene? E qui l'1 è proprio compreso in questo intervallo qui, quindi devo aspettarmi che questa funzione che sta da questa parte negativa e poi quando arriva vicino qua è positiva, quindi la somma delle aree che sto facendo sarà la somma compensata di due aree che sono quella che sta sotto l'asse di x e quella che sta sopra l'asse di x. Quindi qui mi posso aspettare anche come numero come valore dell'integrale anche un numero negativo, va bene? Quando integrate una funzione positiva deve venire un numero positivo, se viene un numero 0 o un numero negativo c'è qualcosa che non va nel calcolo. Però se avete una funzione che può cambiare segno, qui potenzialmente può succedere di tutto, potete anche ottenere dei numeri negativi, bene? Non è che siccome è il calcolo di un'area uno si aspetta sempre dei valori positivi, dipende dal segno della funzione. Qui in questo intervallo la funzione cambia segno, quindi
potrebbe essere anche negativa. Se l'integrale fosse per esempio da 1 a e, sarebbe senz'altro positivo il risultato. Se l'integrale fosse da 1 su e a 1, l'integrale sarebbe senz'altro negativo, perché funzione negativa. Se però sta un po' sotto, un po' sopra, potrebbe accadere di più. Allora, che come si fa questa integrale? Allora, qui questa non è una funzione razionale, perché è vero che è un rapporto di funzioni, ma una funzione razionale è un rapporto di polinomi, e questo non è un polinomio. Quindi qua bisogna arrangiarsi o per parti o per sostituzione. Alle volte, appunto, avete visto che prima ancora di capire che metodo usare, forse conviene provare a integrare uno dei fattori, va bene? O si integra uno su x o il logaritmo. Per esempio, siccome uno su x è più facile integrare il logaritmo di x, quando uno deve fare un certo numero di tentativi, comincia dai tentativi più semplici. Quindi, per esempio, se io qui integrassi 1 su x, intanto, integrare 1 su x vuol dire portare 1 su x qui dentro, che cosa accadrebbe? Allora, quando faccio questa operazione, adesso guardate, prima ho fatto il calcolo della primitiva separatamente, adesso lo faccio portandomi dietro gli estremi, va bene? Più o meno è la stessa cosa. Qui vedremo che però è più comodo portarsi dietro gli estremi, e adesso tra un attimo capirete perché. Allora, integriamo 1 su x. Allora, il logaritmo di x resta fuori. Quando integriamo 1 su x dentro il differenziale, otteniamo del logaritmo del valore assoluto di x. Va bene? L'integrale di 1 su x è il logaritmo del valore assoluto di x. Allora, adesso che cosa osservo? Allora, sto valore assoluto, allora, se qui fosse il logaritmo di x, avrei la stessa variabile che sta qui e potrei integrare sfruttando la sostituzione. Qui c'è il valore assoluto. Allora, siccome siamo su un intervallo, l'intervallo mi dice che x non può assumere il segno che vuole, anzi, x va da 1 su e ad e. E da 1 su e ad e ho solo numeri positivi, quindi questo vuol dire che siccome adesso non sto facendo la primitiva in tutti i casi, sto facendo la primitiva su questo intervallo, che è un po' di meno, va bene? Però è quello che mi serve, quindi questo è del logaritmo di x e basta, bene? Perché se tu fai la primitiva, quando fai la primitiva senza gli estremi, devi prevedere tutti i casi possibili, cioè se x è positivo, se x è negativo, eccetera. Quando fai l'integrale definito, forse è un po' più semplice, da un certo punto di vista, perché tu non hai qualunque x, c'hai alcuni x, va bene? E per esempio su questa cosa del segno è particolarmente utile. In questo intervallo è positiva, allora il valore assoluto qui non conta nulla. Se l'intervallo fosse stato da meno 1 su e a meno e, o il contrario, va bene, comunque negativo, qui avrei dovuto mettere il logaritmo di meno x, e comunque me la sarei cavata in qualche modo, va bene? Non avrei avuto il valore assoluto che avrebbe dato fastidio. Va bene, allora, quindi è così. Adesso applico l'integrazione per sostituzione. Attenzione, quando fate la sostituzione, se non vi sentite sicuri, fatela esplicitamente. Mettete t uguale al logaritmo di x. Bene. Altrimenti, che cosa potete pensare? Allora, io che cosa sto facendo qua? Sto facendo l'integrale di una di t, va bene, in dt. Quindi quando integro, otterrò t quadro mentre. Allora, adesso provo a farlo, diciamo, senza fare esplicitamente la sostituzione, e poi qui sotto faccio esplicitamente la sostituzione. La primitiva di questo è logaritmo di x al quadrato mezzi. La primitiva di questo in questa variabile è come integrare x in dx, e viene x quadro mezzi. E questo andrà valutato tra 1 su e ed e. Allora, i fattori costanti li porto fuori, perché così, diciamo, invece di stare ogni volta che sostituisco dividere per 2, dividerò per 2 una sola volta, quindi viene un mezzo, e poi ci metto la e qui dentro e viene 1, e poi devo fare meno, e qui viene 1 al quadrato, poi ci metterò 1 su e, viene meno 1, e quindi meno 1 al quadrato, e quindi ottengo 0. Allora, o fate così, oppure un'altra maniera leggermente diversa dal punto di vista formale è la seguente. Ponete t uguale al logaritmo di x, e viene t in dt. Quando fate questa operazione, vi ricordate, quando facciamo la primitiva, che cosa succedeva?
io integravo t quadro mezzi e poi dovevo sostituire il t col logaritmo. Allora, se non volete fare questo passaggio, potete fare la sostituzione non solo delle variabili della funzione che sta qui e della variabile che sta qua, ma anche degli estremi. Allora, se faccio la sostituzione t uguale logaritmo di x, devo sostituire logaritmo di x, questo qui, ma anche gli estremi. Sugli estremi devo fare attenzione. Allora, se la x varia tra 1 su e ed e, va bene? E io applico la funzione logaritmo di x, adesso t tra che cosa varierà? Allora, devo fare attenzione perché, come accadeva nella prima settimana di analisi 1, quando faccio questa operazione io sto cercando di capire che cosa succede quando io trasformo questo intervallo applicando il logaritmo di x. Quindi, per favore, non mi fate la sostituzione, diciamo, cieca, dicendo, beh, allora basta che metto logaritmo di e e logaritmo di 1 su e qui, va bene? Attenzione, dipende dalla funzione, dipende da come viene trasformato l'intervallo dalla funzione, perché non è detto che vengano solo gli estremi, va bene? Perché dipende se la funzione è crescente, decrescente, se non ha altre forme, va bene? Quindi fate attenzione. Allora, qui in questo caso che cosa accade? Allora, qui la funzione è crescente, quindi quando faccio la trasformazione dall'intervallo 1 su e a e e applico il logaritmo e vado a finire nell'intervallo spazzato da t, qui viene meno 1 e 1, va bene? Ma questo intervallo qua la si fa la trasformazione degli estremi perché il logaritmo è una funzione crescente, va bene? Solo per questo, non perché si fa sempre così, perché ogni volta fai trasformi solo gli estremi, perché il significato è tu cambi variabile, la x andrebbe da 1 su e a e, allora se fai questa trasformazione vuol dire che se tu cambi la x in questo intervallo devi vedere quando applichi questa funzione quale sarà l'insieme che viene individuato quando trasformi ciascuno dei punti qui dentro col logaritmo. Va bene, allora quindi se decidete di fare la sostituzione potete anche trasformare l'intervallo in integrazione, vi risparmierete poi di tornare indietro sulla variabile x. Allora, quindi se la x varia tra qui e qui, la t varierà tra meno 1 e 1, va bene? Ok? Quindi, adesso fate la primitiva, qui verrà t quadro mezzi nell'intervallo meno 1, 1, portate fuori un mezzo e vi viene esattamente lo stesso punto di prima, 1 qua, 1 al quadrato meno meno 1 al quadrato, e questo fa ancora 0. Bene? Però sono passaggi che sono leggermente diversi a seconda di cosa privilegiate, o fate la primitiva e poi sostituite, oppure decidete di portarvi dietro l'intervallo fino in fondo, cambiando anche l'intervallo. Bene? Allora, facciamo ancora questo, poi basta. Il passaggio c'è, il secondo c'è, poi improvvisamente si volati niente, va bene? È una cosa che non bisogna fare. Allora, se uno ha una difficoltà, basta che ci ragioni un po' sopra, non do delle cose assurde, va bene? Basta che ci ragioni un po' sopra, non può far finta che certe difficoltà non ci sono. Se tu devi integrare valore assoluto di squadra meno 1, ma che cosa ti sto chiedendo? Allora, uno si fa, se vuole, per capire un po' meglio le cose, l'intervallo di squadro meno 1. Allora, squadro meno 1 è una parabola, così, no? 1 e meno 1. Faccio il valore assoluto, vuol dire che è questa roba qui, no? Allora, l'integrale sarebbe tra 0 e 3. Tra 0 e 3. Magari 3 sta qua giù, questo va su così. E qui, diciamo, stiamo facendo l'integrale di questo e questo, va bene? La funzione, se voi togliete il valore assoluto, la parte che abbiamo ribaltato, che è questa qui, che è stata ribaltata sopra, quando fate l'integrale senza valore assoluto, voi non fate questo e questo col segno positivo come avviene col valore assoluto. È vero che quest'area qui è uguale a questa, è vero, basta cambia solo il segno. Ma quando fate l'integrale senza valore assoluto tra 0 e 3, voi fate questo meno questo. Se io vi chiedo questo più questo, voi dovete fare questo più questo. Va bene?
Allora, come si fa, diciamo, a evitare questo problema della compensazione tra queste due aree se questo va sotto? Niente, si guarda il segno, no? Della funzione di squadro meno 1 e spezzi l'intervallo a seconda se il segno è positivo o negativo. Farai l'integrale tra qui e qui della funzione di squadro meno 1 che è positiva. E farai l'integrale dell'opposto tra 0 e 1 perché in questo intervallo il squadro meno 1 è negativo, rispettando le specifiche dell'esercizio, cioè che faccia il valore assoluto. Bene. Quindi, alle volte, per evitare dei problemi, per esempio, con classicamente con il valore assoluto, si spezza l'intervallo nei singoli intervalli dove l'espressione non ce l'ha il valore assoluto, esattamente come in analisi 1, uno nello studio della funzione divideva le difficoltà in questo modo. Quindi vede questo esercizio, capisce questo problema del valore assoluto, fa un disegnetto e decide: io integrerò l'opposto tra 0 e 1 e la funzione originale tra 1 e 3. Quindi integrale tra 0 e 1 di 1 meno i squadri. E controlla mentre lo fa che questo sia positivo in questo intervallo. Sì, questo corrisponde proprio a questo pezzo qua, in the x. E poi 1, 3, x quadro meno 1. No? Ecco, a questo punto, il tuo cervello lo puoi mettere anche a riposo perché il resto viene liscio, va bene? Qui però bisogna avere uno sforzo, un guizzo, va bene? Bisogna fare proprio, Qui invece diciamo ormai vai sciolto. Certo, devi ricordarti come si integra la costante di squadro, ma forse lì il cervello non serve. Allora, adesso devo stare attento perché se no sbaglio il conto. X meno x cubo terzi, questa è la primitiva di x, questa di x cubo di squadro e x cubo terzi, e questo verrà valutato da 0 e 1. Non fate i conti al volo, scrivete, fate la primitiva e scrivete dove deve essere valutata in maniera tale da non sbagliare il conto. E qui fate la primitiva, qui lo sforzo è già stato fatto, quindi non occorre, diciamo, rifarlo completamente, quindi viene questo. Arrivate a questo punto, scrivete utilizzando le parentesi che sono gratis, quindi si possono utilizzare quante ne volete, mettete dentro 1, allora potete fare anche a mente, a quest'ora riesco a farlo, 1 meno 1 terzo fa 2 terzi, e lo faccio, meno 0, faccio così, metto questa parentesi qua per ricordarmi, questo qui l'ho fatto, più, adesso ci metto dentro il 3, 3 alla terza non so quanto fa, perché tanto lo semplifico con questo 3, quindi fa 9, meno 3, sì, 9 meno 3 lo potremmo anche fare, vai, siamo 6, poi adesso metto l'1, 1 terzo meno 1 è meno 2 terzi, quindi meno 2 terzi. Bene? Bene, adesso ti scrivo 1, state attenti ai segni perché qua bisogna fare la sottrazione. Ecco, diciamo, attenzione, questo 2 terzi e questo 2 terzi, se uno avesse fatto, diciamo, senza togliere il valore assoluto, questi sarebbero andati via, no? E questa è la semplificazione che stiamo cercando di evitare. Invece qui, in questo caso, si sommano. Va bene, quindi viene 6 e poi c'è più 2 terzi per 2, quindi più 4 terzi. Siamo alla fine di questo puntaccio. 6 per 3 è 18, 18 più 4 fa 22. E quindi viene 22 terzi. Va bene? Ok, ci vediamo venerdì e chi ha qualche domanda può venire qui.